Ovviamente la situazione è molto complicata e tutti noi siamo impegnati per arrivare a un accordo che deve riguardare la Grecia, come ovvio, ma soprattutto un accordo che riguardi l'Europa. Se guardate anche soltanto le ultime ore, un'autobomba contro il consolato italiano al Cairo, l'accordo, ancora un primo passo, ma comunque un accordo importante sulla Libia, le questioni di queste ore a Vienna, sull'Iran, l'Ucraina, di cui nessuno incomprensibilmente da qualche giorno parla più, ci sarà una ragione, ma di Ucraina non si parla più. È evidente che c'è un grande bisogno di Europa, c'è un grande bisogno che l'Europa torni a fare quello che deve fare. Per cui giusto preoccuparsi, come è doveroso, della vicenda greca, noi facciamo di tutto perché si raggiunga un accordo. Rispetto al punto di partenza ormai siamo molto vicini. Non voglio dire che siamo ai dettagli, perché non sono solo dettagli, ma certo le distanze si sono avvicinate di gran lunga. Però accanto al lavoro della Grecia c'è anche bisogno di ritornare a affrontare le questioni principali. È un momento molto delicato della vita del nostro continente. L'Italia farà di tutto, certo, per dare una mano e chiudere la vicenda greca, ma anche per riportare la voce dell'Europa da Vienna, dove in questo momento l'alto rappresentante sta tentando di chiudere, all'Egitto, alla Libia, all'Ucraina, a tutti i principali dossier aperti. È la quarta volta che ci riuniamo in due settimane sulla Grecia, è importante tentare di trovare un accordo, ma poi c'è anche bisogno di riportare non soltanto la fiducia dentro le istituzioni europee, ma anche la fiducia dei cittadini nell'Europa, perché se continua così la perdiamo.